Se mi avesse ascoltato un minimo, vero, vero, sarebbe rimasto a Roma altri 20 anni lui. Vero, vero, quella è la verità, perché c'è stato, c'era il periodo. Si è fatto abbindolare da altre persone, era giovane, ci ha capito un cazzo. È vero, perché quando lui mi diceva Antò, tranquillo, io ancora oggi potevo stare ancora a Roma a giocare, dopo, a far 20 anni di Roma. Purtroppo lui mi diceva sempre Antò, ascoltami, perché lui parlava poco, però quando parlava diceva le cose giuste. E ero fuori di testa, avevo discusso anche con lui, con tutti quanti, e mi sono ritrovato con una mano avanti e una dietro. È vero anche che sono andato poi a Madrid, però... Vorrei sapere chi ti ha detto di mettere quel giubbotto là. Vorrei sapere la persona che ti ha fatto mettere quel giubbotto là. Marcio, chi è? Bobo, bisogna avere i coglioni, andare a Madrid e mettersi quel cappotto. Perché prima di firmare, te l'ho detto l'altra volta, a parte che c'era il periodo che doveva andare anche lui lì, arrivato a un certo punto mi dice... devi fare la presentazione. Io mi presento il giorno prima con quel cappotto lì. E mi dice: Io sento dei bambini. Guarda che bel ragazzo che è Antonio, guarda. Ma dove sta che bello? Guarda adesso, guarda. No. Io sento dei bambini. Sì. Aspetta, guarda. Vai. Dai. No. Chi sono? Ma sono i figli, sono i figli, lasciamolo stare. Che ma che sì, uno ce n'ho, l'altro due ormai sono tornati. Ah, vabbè. Che è la piccola. Ti stavo dicendo, arriva a un certo punto e mi dice Butraghe, mi raccomando, domani vieni con l'abito. Dico, vai tranquillo, domani un abito perfetto. Mi sono presentato col cappotto. Ma ce l'ho di là l'abito. Mi sono presentato con l'abito. Mi volevano cacciare prima di iniziare la presentazione. Poi ad agosto fa caldo con quelli ciotti. Ma che agosto? Mamma mia. Era gennaio. Svegliati, ventola. Che cazzo ne sa. Quindi, frati, sei divertito a giocare con Antonio alla fine? Sì, dai. Ho sempre detto e lo dirò sempre. Che Antonio sono stati i momenti più belli della mia carriera. Mamma mia. Spettacolo. Cazzo. Ma ne hai visti passare? È bella quella cosa lì. Vabbè, non è che l'ho visti passare tanti, No. Cioè, hai dovuto tirare la carretta a te. ha giocato con il fiore di giocatore. Vabbè, se me lo dice lui, che ha fatto la storia della Roma e della Nazionale, io sono felicissimo. Però non è che ha scoperto l'acqua calda, che era un fenomeno, la verità. Però è la verità. Te la suoni e te la canti. Questa è la verità. Quell'assist che mi ha fatto contro il Perugia, che abbiamo giocato a Palermo, esatto. Io mi sono divertito. Quando mi dicono, ho giocato con Ronaldo, con Zidane, con Del Piero, con tanta gente, il partner preferito mio è sempre lui. Perché io riuscivo a capire cosa lui voleva fare. Lui anticipava di 3 mosse e io riuscivo a capire la sua testa in anticipo, quando doveva darmi la palla di prima. Poi mi piaceva anche fraseggiare con lui da vicino 10 volte, bim 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 bim, e gli altri che rompevano i coglioni, dicono non rompete il capo, a Tomasi corri, non rompere la linea, via, raccolti dai coglioni, via, dammi la palla e corri. Amica solo a Tomasi, Brava, la cosa folle, quando io ci ripenso a distanza di 20 anni, io avevo 19 anni, che tu dici un ragazzino arriva con dei campioni, questo deve mantenere tranquillo, la situazione sotto controllo, invece io insultavo tutti, litigavo con tutti, c'era Battistuta, c'era Montella, c'era Capo, mi fregava Candelà, mi fregava niente a me, perché avevo fiducia della mia qualità, ma soprattutto perché... Al momento che sono arrivato ero sotto la chioccia sua, perché sapevo che potevo fare quel cazzo che mi pare piace, no, lui cacciava via tutti. Ero furbo. Giocavamo un 2 così. Ma lui all'inizio è venuto a dormire anche proprio a casa tua? Stava da te? Sì. Cioè, ragazzi, minchia, fra 24 ore al giorno pesante.
per 3-4 mesi, eh? Vamos. Sì, mesi. Come chiamo no. Questo? Oh. Sì, sì. Ho le gocce dell'Exodan. E allora vedi che, Anto, vedi che l'intesa era calcistica, ma era però, umana, però... era umana. Eravate amici, amici. Cioè... No, eravamo fratelli. Eravamo fratelli, bello. Anche amici. Bello. È vero. Io cioè, ho accettato la scelta perché la Juve mi voleva. Io quando ho iniziato a giocare, l'ho sempre detto, il mio idolo era lui. Io avevo 16 anni, vedevo giocare lui, ancora non avevo fatto l'esordio in Serie A e l'idolo mio era lui. Dal momento che ho avuto l'opportunità di andare alla Roma, ho detto alla Juve, via, vado alla Roma per giocare con lui. E io appena sono arrivato là, dal primo giorno, sono arrivato da solo, 18 anni, arrivi da Bari, in una città clamorosa, bella, in una piazza particolare. Lui mi ha detto, vieni con me, 4 mesi, mattina, pomeriggio e sera, senza mai farmi portare neanche un gelato. La mamma e suo papà, fantastici con me, erano due genitori aggiunti per me, fantastici. Neanche se possono raccontare tante cose. Invece qualcosa Antonio, te adesso ci racconti, No, le racconto di fammi parlare a me, fammi parlare a me. Perché voglio che ci racconti. No, perché... te sta zitto proprio. No, allora senti una cosa ci piacerebbe sapere, ma avete è capitato che avete litigato per colpa mia? Sì. Forte, ma litigare che significa? Una cosa forte da dire, che non so, che per 20 giorni non parlate, come dire, te la parte con l'altra. Antonio, quando non cioè se ci litigavi, non è che ci litigavi con le mani, lui non ti parlava più. E non ti dava una spiegazione, neanche la parola, niente, è vero, stagnava da tutto. Daniele è esaurito Cassano, non sta bene. Ora lo vedi tranquillo, ma prima quando giocava non stava bene questo, Allora lei era peggio. Ma te ti ricordi agli europei? Ma questo è pazzo. Mamma mia. È una radio 24 ore al giorno, ti ammazza la capoccia. Vai a letto con la borsa del ghiaccio in testa, ti distruggi. Ma mi divertivo, la vita è bella, bisogna divertirsi, non bisogna mica essere come dico sempre, Fra, quando il Trap non gli ha fischiato il fallo, quando abbiamo fatto la partitina, eravamo dietro davanti, lui non gioca con noi. C'aveva la paura, si è ingoiato il fischietto, Trapattonio. C'aveva pure il fischiavo. Adesso, dico un altro aneddoto molto molto importante della mia carriera. C'è stato il 2003-2004 dove io ho fatto una stagione clamorosa e c'era il dubbio se Trapattoni mi portava o no. Io sono andato a quello europeo là, grazie a lui, perché mi ha spinto tantissimo, soprattutto mettendoci la faccia col Trap, perché c'era il periodo che c'era Del Piero, c'era Montella, Chiesa, c'erano dei signori attaccanti. Io sono andato lì, lui ci ha messo la faccia per me e il Trap si è fidato di lui. Questo, e non l'ho mai detto nelle mie interviste, però questo è una cosa molto importante. Infatti mi ha portato lì, ho fatto un grande europeo, ma per merito suo, questa è la verità. Io non ci entro niente. Tu c'entri sempre qualcosa, non ti preoccupare, non mi rompere la minchia. Non fai niente per niente te, figlio della mignotta, non ti preoccupare. Mi fa passare per quello che so, cazzo. No, allora, che sei un ragazzo da 10, una persona per bene, corretta, quello sì. Giocatore favoloso, però non parlavi, eri facsimile a Zidane, parlavate pochissimo, ma quando parlavate la gente si metteva lì ad ascoltare e ad assecondare le vostre scelte, poche, però quando lo facevate tutti vi ascoltavano, si mettevano sull'attento, come Raul stesso, cioè, eravate dei leader silenziosi. Le chiacchiere portano il vento, i fatti solo servono, sì, ma in campo e fuori, Ma fra le fatti, uno che fa 300 gol con la stessa maglia, legato alla stessa maglia, alla stessa piazza, alla stessa città, perché hai rifiutato il Chelsea, il Real Madrid. No, perché non voleva nessuno ancora. Ma vai a cagare, prima di andare a Madrid dovevi andare te, figlio della mignotta, e dovevi andare al Chelsea, dovevi andare... Ma è stato bello nel film, io devo andare al Real Madrid, poi guarda, dice, questo. Lui c'è andato. Il pelliccione, ma che cazzo è il pellicciotto, porco due. Ma WWF ti ha chiamato? No, no, la cappia carico mi ha chiamato, mamma mia ragazzi. No, ma
È stato il momento più bello della mia carriera, quello. Però poi te ne sei andato, cazzo. Lui ti ha aspettato, non è andato via. Ma Nele, tu quando hai fatto la domanda prima, se avevamo litigato, c'era quel periodo là, io ho litigato con lui. Ma te lo spiegaci un attimo. Che lo spiego. Allora, c'era il periodo del rinnovo. Rinnovo, non rinnovo, rinnovo, non rinnovo. Arriva a un certo punto, rinnovano giustamente lui. Il fio della mignotta di Montella dice no, ma io non ho rinnovato. Aveva rinnovato e nessuno lo sapeva. In poche parole, io da prendere... Usciamo di qua, c'è un casino. Sì, bravo. No, ma... No, è giusto, dillo, perché... Cazzo. Allora, Fra... È giusto. Fra non aveva problemi di rinnovare, è giusto che... Vabbè, Fra era, era la Roma. È una roba diversa. Era una roba diversa. No, era la Roma. La Roma. Esatto. Era la Roma. Allora, io a Roma. Per la mia grande sfortuna... il presidente Sensi non stava bene quel periodo là, e arriva a un certo punto e la figlia prende in mano tutta la situazione. Io avevo un accordo di stretta di mano col presidente, poi quando lui è stato male la figlia prende in mano tutta la situazione. Fra aveva rinnovato, Montella aveva rinnovato, ma nessuno lo sapeva. Dico, arriva a un certo punto, quello prende il grano vero, Montella prende il grano vero, io vengo da una stagione di 21 gol fra campionate, coppe e un grande europeo. No, tu devi prendere gli stessi soldi. Cos'è che devo fare io? Non ho capito. Ascoltate, non voglio più giocare. Via. E io cosa ho fatto io nella mia ingenuità, nella mia follia? Con chi me la prendo? Totti e Montella. Con tutte e due. Con la colpa è la vostra. Ma avete rubato i soldi. Conto. È incredibile. Però ma guarda che è vero, è vero, è questo. Però scusami, ma tu lì non potevi, diciamo così, avere la lucidità di capire che comunque Francesco doveva averne un po' di più di te nei rinnovi? Assolutamente. Allora, Lele, ti sto dicendo, oggi quando io ripenso a quel momento là, giustamente lui aveva già fatto una barcata di gol, aveva vinto, dimostrato, eccetera. Io non andavo a chiedere quello che, perché io poi non andavo mai a chiedere ai presidenti, no, quello certo. Che prende Lele lo prendo io, no. Certo. Andavo, volevo quello, me lo dai, sì, no, punto. Più o meno, non me ne fregava. Lui giustamente prendeva più di tutti nella Roma e lo meritava ed era giusto così. Montella aveva preso. Io nella mia idea, nella mia follia dico, questa qua non mi vuol dare più soldi perché se li sono presi quelli. Vado, non lo spogliato. Voi mi avete truffato. Hai capito? Come se avessimo presi noi, capito? Faccio che gli rispondevi quando ti diceva così. Che gli dicevi? No, non c'è più parlato. Non c'è più parlato. Sì, è vero, questo è un leone. Ha levato il saluto. Ci ha levato il saluto. A me ma tipo per quanto tempo, France? No, e poi se n'è andato, Ma sono andato via. Siamo rimasti per 3-4 anni senza parlare. Senza parlare. Ma il motivo ancora oggi non esiste. Ho preso litigato. È una fissa sua. Sì, sì, è vero. Perché lui quando litigava, lui erano tutte fisse sue. Cioè, è vero. Lui litigava tutto, faceva e disfava tutto da solo, faceva. E lui non faceva niente. E lui poco mi diceva. Lui è il Marzullo dei calciatori. Sono le domande e se ne aveva risposte da solo. Hai capito, Anto? Hai capito i campi da padel che ha tutti a nome suo, Totti? Erano i tuoi. Bravissimo, bravissimo. Arriva a un certo punto, me ne vado a Madrid, aspetta, no, però prima di quell'anno là arriva Spalletti, e il primo problema, primo giorno, frate, lo ricordi, dove eravamo in ritiro? Tu devi fare il capitano, vero? A Brunico, mi sa. No, Erding, no, non sono mai stato. Arrivo a un certo punto. Allora stavo in Austria. Sì. A Erding, Lele, ti racconto questa roba qua. Primo giorno, Lucianone, ancora oggi non lo sento, anche se quello là, vabbè, ha avuto altre situazioni, non me ne frega niente. Lo sento ogni tanto e lui mi racconta. Anto, ti ricordi quando il primo giorno tu hai... cosa succede? Noi eravamo abituati con la musica. Tutto ad alto volume. Tutto un casino. Lele, io la mattina alle 8 la musica sono... la musica in palestra. Sì, la musica in palestra. Sì, certo, va bene, giusto. Lele, non è possibile, capisci?
l'ha puntualizzato, Fra, non è possibile. La musica nello spogliatoio, non in palestra. Io cosa faccio? Prima dell'allenamento? Prima dell'allenamento. Vabbè, se va in palestra, quando ci si mette lì ci sta, vabbè. Comunque, ok, era così. No, ma senti, Marietto. Iniziamo? Io cosa faccio? Perché ovviamente lui e Montella erano quei due che mi rompevano la minchia. Non hai coglioni per... Aspetta! Devi dire pure che siccome tu sei sordo, la musica tua è tripla. Bravissimo, bravissimo. Io cosa faccio? Prendo, metto la musica e alzo il volume. Alzare il volume, sai che significa? Che a 10 km si sentiva. Spalletti arriva e qui bisogna spegnere la musica. Boh. Io vado e rialzo. Loro, lui e Montella, cosa facevano? Che mi rompevano un cazzo. Non c'hai coglioni. Quando mi dicevano così, eccoci qua, partivo. Rialzo ancora la musica. Quello viene, io dico, oh, non hai capito, non stai allenando quelle pippe lì all'Udinese. Qui comando io. Ho messo fuori rosa, Lele, mi ha messo fuori rosa. Aspetta, succede... Il primo giorno. Succede che dopo due giorni facciamo l'amichevole. Ovviamente, dopo Franci, con gente di 35-40 anni, io ero vice capitano. Arriva a un certo punto. Mi arriva... La soffiata che qualcuno mi dice: occhio che oggi facciamo l'amichevole, tu non sei più vice capitano, ti ha fatto fuori come vice capitano, apriti cielo. Fa la formazione, avanti, Francesco Montella, Mancini a destra, Cassano a sinistra. Però devo dire una cosa: i due vice capitano quest'anno saranno Montella e Panucci. Io mi tolgo la maglia, dico: ascoltami, vai fuori dai coglioni, questa è la maglia. Ho preso il pulmino, quello che ci portava, me ne sono andato in albergo, io non gioco, io me ne vado, sono andato via. Lele, questa è pura realtà, non l'ho mai raccontato queste cose qua. Era una bomba a mano, era. Cazzo, ma come si faceva a mediare lì, France? Come facevi a interagire, a cercare di calmare le cose? Appena apriva bocca, come succede qualsiasi cosa, ogni giorno c'era una. Ogni giorno, giuro, confermo, un'ansia, confermo. Tu ti svegliavi la mattina con l'ansia già da colazione. È incredibile. Adesso, Fra, racconto quella di Italo Calviati, quando gli ho messo la macchina sul ponticello che cadava di cavalli. Non so se ve l'ho mai raccontata, Lele. Italo Calviati, il secondo storico di Capello, arriva a un certo punto e c'era a distanza, a Trigone, una salitina dove noi facevamo le salitine. Quel giorno diluviava di brutto, ma diluviava. Io cosa faccio? Gli rubo le chiavi della macchina, dell'allenatore secondo. Riprendo la macchina, gliela vado a mettere sul ponticello. Il diavolo si veste di rosso, cosa succede? Si inzuppa dalla discesa da una parte e dall'altra. La macchina non poteva più scendere. C'erano le merde dei cavalli. Io iniziamo l'allenamento e gli dico, mamma mia, ma che cazzo stanno facendo? E lui risponde, sì, sta ranciulando lì. Dico sì, ma mi sa che la macchina è tua. 500.000 euro di multa mi ha fatto. 500.000 euro di multa. E lì quando la macchina scendeva toccava o il culo o la faccia, pieno di merda la macchina. La macchina è scesa piena di merda. Oh, ha lasciato due giorni là, no, non riusciva a levarla, oh. Sarà impantanato. Poi vi racconto l'ultima, che adesso stasera lo so. Un'altra volta rinchiudo. Te lo ricorda Alberico di Marco, il dottore, Fra? Già ride. Allora, io Francia da parte, io dalla camera singola, tutte e due. Arrivo a un certo punto, io non dormivo mai, un cazzo. Chiamo a Montella, dico, Vince, chiama il dottore e digli che io ho la febbre, che non so bene. Arriva il dottore all'1:30 di notte, con le mutande, senza occhiali, non vedeva la minchia. Arriva a un certo punto, io cosa faccio? Chiudo, arriva a un certo punto, io mi nascondo sotto il letto. Dica Vincenzo, dice, quando arriva il dottore, digli che io sto fuori. Appena lui va fuori, con le mutande, io lo chiudo fuori. Per 1:30 questo faceva boom, 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 boom. Entra Capello. In camera a bussare, dica Vincenzo, oh, Capello, vai te a rispondere, io faccio finta di dormire. Entra Capello,
dove stanno le donne? Le donne di che? Diceva Montella. Le donne di che? Sto sentendo un casino. Va sul balcone e vede il nostro dottore, 60 anni, con le mutande. Ancora? Non è mio. È inculato. È di quel cretino, l'ha cacciato via. No, cazzo. No. Sì. Ragazzi, veramente. Una ma tutto il tempo così, eh? Sempre, eh? Era mamma mia. Sempre. Ma però te portava gioia, capito? Te faceva respirare proprio positività. Però ragazzi, certo, uno andava bene, eh? Lui andava pure un po' troppo oltre. No, però mi sono divertito. Però c'è stato. Bello, perché poi c'erano la frangia nostra dove gli piaceva ridere, scherzare, cazzeggiare. Poi c'erano quelli, il Damiano Tommasi che spaccava la minchia già di prima mattina, lui e tutti la sua frangia dove è professionalità e orari. Qua Bibbia. Bravi, la Bibbia. Ma Tommy è un ragazzo favoloso, però Tommy mai rotto il cazzo, lui giustamente. A distanza di tempo Lele ha ragione, quando lui mi diceva: Antonio, io non ho le qualità di un campione, io devo correre e fare questo, allenarmi al 100%. A distanza di 20 anni l'ho capito, però aveva ragione. Questa era la realtà dei fatti. Nella squadra ci vuole il giusto mix, no? Ci vuole equilibrio. Sto a guardare la foto là dietro, cazzo, mica male però, Un bel trittico, Quella a te. Ma era prima degli europei, quella? Era prima degli europei? È a Coverciano? Sì. Prima di andare agli europei? Sì, vero. È 2003, 2004. Gli europei, un disastro quello europeo. Mamma mia. No, mamma mia. Però... Certo, ragazzi, che qualità era? Che qualità per la vostra Roma, quel periodo lì? Quanto calcio, eh? È una squadra forte, Francia, eh? Beh, ai tempi, guarda, eravamo più forti, non so se l'anno dello scudetto o quello dopo, se eravamo più forti. Era una bella lotta, Sì. Però c'erano fior dei giocatori, cazzo. No, non c'era una zona del campo che non avevate giocatori. Eri completo in tutto proprio, c'avevi tutto. Era impossibile non vincere. E sei riuscito ad arrivare a 3 volte secondi. Erano pure più facili i campionati dopo, cioè gli altri avevano proprio buttati proprio al vento. C'è quel 5 maggio lì che la Juve vinse all'ultimo con l'Inter, con Bobo lì che Bobo, te lo ricordi? Cioè il 5 maggio che voi avete perso con la Lazio. Te lo ricordi? Te lo ricordi? No, quello scudetto prima di tutto l'anno abbiamo perso l'ultimo, siamo arrivati terzi, non da fare. Ma Bobo, vai a eliminarci. Già piangevo perché avevo perso, poi mi dicono: oh, non è questa la notizia che 37 partite prima dicevo, dovete partire il primo di luglio, per dove? C'è un preliminare, dice neanche a Formentera vai. Da primi siamo di terzi, mamma mia. Due stati fa